Donatella Colassanti, 25 anni. Quando ne aveva 17, un ragazzo conosciuto un paio di giorni prima la invitò insieme con un'amica, Rosaria Lopez, in una villa al Circeo. Qui c'erano altri due giovani. Dal 29 settembre al 1 ottobre, Donatella e Rosaria subirono ogni tipo di violenza. Rosaria morì, Donatella fu trovata moribonda nel bagagliaio di una macchina vicino al corpo della sua amica. Signorina Colassanti, vuol dire lei, se non le costa troppo, che cosa è accaduto? Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè, loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci, quindi non riguarda lo stupro, è una cosa che va al di là lo stupro. E poi la cosa che mi ha dato molto più fastidio è stata tutta la strumentalizzazione che c'è stata dopo. Fatta da chi? Fatta da... un po' da tutti, dalla stampa, perché quello che si notava era molto la curiosità morbosa della gente e non è che guardava molto quello che era avvenuto. Ma la gente è sempre presa dai casi straordinari e il suo lo era di certo. Sì, però il caso è finito così, che in galera adesso ci sta Izzo, e Guido l'hanno ripreso, però non si sa quando ritorna in Italia. Ghira è ancora latitante e all'evasione di Gianni Guido poche persone hanno intervenuto, perché poi la cosa che mi ha scocciato molto è il fatto che per me devono intervenire tutti e non solo le donne, perché per me era una cosa che... Anche se loro erano uomini, però io, siccome non considero tutti gli uomini uguali, se loro hanno fatto la violenza su noi che eravamo donne, non c'entra niente, perché non era solamente la violenza sull'uomo o sulla donna, nel mio caso, è diverso, va oltre lo stupro. Ma io credo che tutta l'opinione pubblica italiana abbia preso in qualche modo la sua parte. Non vedo come potevano manifestarla. Non sempre lo sdegno si manifesta coi cortei o coi comizi. Voglio dire che c'è anche una pena che non si rivela con gli urli o una partecipazione al dolore degli altri che è silenziosa. Ma questo non l'ho visto comunque, perché... In ogni modo lei non l'ha sentito. C'è stato un momento in cui ha avuto paura di morire? No, perché nel momento stesso che stavo morendo non ho avuto manco tempo della paura, perché sono rimasta... Ho finto di morire, quindi se avevo paura non morivo. Dovendo fingere di morire, se avessi avuto paura sarei morta. E sì, quella è la cosa che mi ha salvato, proprio di non avere paura, di rimanere costante e cercare una cosa che mi poteva dare la salvezza. Stare ferma, fingermi morta. Si è resa conto di quello che stava accadendo a Rosaria? Sì, sempre. Che Rosaria stava morendo? Che Rosaria stava morendo no, perché stava sul piano superiore. Cioè, sapevo che quello che accadeva, però non mi sono resa conto quando è morta. Avevo capito che c'era qualcosa di... Di quei momenti terribili passati nel bagagliaio, che cosa ricorda? Aveva dei pensieri? Il pensiero volevo vedere se riuscivo a rimanere viva. Che cosa l'ha fatta soffrire maggiormente? Il dolore fisico o l'umiliazione morale? Nessuno delle due. Quello che mi ha dato fastidio è l'ignoranza, quello che ho detto prima, la strumentalizzazione che in certi momenti era assurda, non ce n'era bisogno, di guardare solamente la sopravvissuta, di non vedere che poi in fin dei conti per questo processo ci sono 8 anni hanno messo per fare questo processo e quindi non vedo in un caso appunto così clamoroso come era stato, che non ce n'era bisogno che passassero tutti questi anni. Ma questa è la norma in Italia, e io la dico, infatti, per tutti i casi, norma. Anche per quelli che hanno coinvolto l'intera collettività italiana, vedi i processi per terrorismo, vedi degli altri processi che si faranno mai. Lo so, però quando succedono questi casi clamorosi, purtroppo la strumentalizzazione c'è, però basta che si faccia bene. Nel mio caso non si è fatta bene. Perché è assurdo che nell'aula... Io non lo provavo giusto il fatto che c'erano solo donne e che se intervenivano uomini li cacciavano, perché era un caso che riguardava tutti. Quindi questi errori li hanno fatti le donne, non è che sono errori, però potevano, non si doveva strumentalizzare solamente sul fatto sull'uomo e sulla donna, perché il discorso va oltre. È chiaro che c'entra anche
che c'entra, però va oltre, non rimaneva come come caso di stupro, non era solo quello, era ben oltre. Quando e invece non si è fatto. Quando ha rivisto i suoi violentatori, come ha reagito? Come vuoi che reagisco? Normalmente. Cioè, con indifferenza? Cosa vuol dire normalmente? Sì, con indifferenza. Qual è il ricordo che non riesci a cancellare? Ce n'è uno? No, non ce n'è nessun ricordo. Il ricordo, sono rimasta viva, però giustizia non si è fatta fino... Questo non è un ricordo, il suo è un rammarico, secondo lei? Vabbè, io il ricordo lo vedrò nel rammarico. Il fatto che c'è ancora Andrea Ghira che è latitante, quindi per me un ricordo è questo. Anche lei ha protestato per la sentenza, perché? Perché il fatto al processo d'appello, lei dice? Sì, credo che lei non sia soddisfatta. No, perché il fatto è quando diminuirono la pena dall'ergastolo a 30 anni non era giusto, anche se i Lopez avevano accettato, perché il giudice disse delle cose che non erano vere, quindi erano anche illegali, e quindi lui non poteva diminuire la pena dicendo, per esempio lui dice, ah, perché anche Donatello in una frase disse che Guido era meno degli altri, non era vero, quindi lui prese come pretesto questa cosa per diminuire la pena. Quindi questa è la ragione del suo... E poi c'erano solo donne, a me non... poche, non ce n'erano molte, perché erano passati 5 anni, quindi la cosa era diminuita. E poi la cosa che mi ha dato fastidio è l'evasione di Gianni Guida, quando sono andata al governo vecchio per discutere della manifestazione, loro discutevano solo dei loro problemi, non volevano una cosa antifascista dicendo che l'uomo è tutto uguale, che non bisogna farne una cosa politica. Invece io volevo farne una cosa politica. Ho quasi l'impressione che lei ce l'abbia più con le femministe. No, io non ce l'ho con le femministe. Io che dico le cose... con quelli che le hanno usato del male, scusi. No, non è vero, io non ce l'ho. Ascoltando questi discorsi sembra proprio così. Lei si rammarica perché in tribunale c'erano soltanto donne. No, io mi rammarico donne. Di tutto. Non è che questo... mi rammarico con le femministe, io dico, siccome era impostato che c'erano solo donne, era impostato così, non è che ce l'ho con loro, si poteva fare ben di più. Lei ha rifiutato... fatto però fin poco. Lei ha quindi rifiutato... non c'entra che c'entra il fatto che con loro. C'entra, io mi attengo a quello che lei dice, vabbè, credo di essere anche... in grado di capire anche le sfumature del suo discorso. Vabbè, bisogna pure vederle bene le sfumature, perché non si può mica cambiare una sfumatura. Poi si sa la stampa, la televisione come fa, quindi io sono qui proprio per dire queste cose. Lei può dire tutto quello che vuole. Ha rifiutato 100 milioni di indennizzo che i familiari dei 3 ragazzi le avevano offerto. Perché? Perché già l'ho detto prima, è inutile che lo ripeto, che li accettavo a fare. Secondo lei l'amore che cos'è? Tenerezza, protezione, rispetto? L'amore secondo me è forza. Che cos'è la cosa che la offende di più? Non lo so. Come si esce da questa esperienza? Si esce dicendo queste cose che sto dicendo adesso, penso.